questo che ripara? Non sembra, ma guarda. Tac. Ripara, il fanghetto. Dunque, ogni problema che la macchina genera, ad Asciano hanno la loro scusa. Ma adesso non stiamo qui a fare le solite critiche, ma vediamo invece le operazioni che ci sono nel nostro cruscottino. Dunque abbiamo visto che, girando questo, parte la macchina e fino qua tutto a posto, ok? Molto bene. Poi, che cos'è che abbiamo? Abbiamo le frecce che funzionano, tic tac, abbiamo la freccia che funziona, perfetto. Poi qui abbiamo, che non so che cosa penso, questi qua sono i fari, ok? Questi qua sono i fari, questo qua non si capisce che cosa sia, toc, questo qua non si capisce che cosa sia, è molto strange. Ma vediamo accendendo le luci di qua. Non succede nulla. Ma per vedere meglio, spostiamoci da questo punto e andiamo vicino a una fenestra, vicino a by the window. Ok? La window ce l'abbiamo là? No, no! Mica per altro. E per capire a cosa serve questo pulsante, questa leva, che mi accompagna da tanto tempo. Allora, eccoci qua. Tac! E siamo belle che là di fronte. Ci vediamo anche, okay? Il nostro bello zoomino. Tac! Ok? Perfetto. Quindi abbiamo visto che questa... rimettiamo questo Cristo. Tac. Questa qua, spostandola in questa maniera, non funziona proprio nulla. Facendo questo lavoro fa i fari, cioè portandola verso di noi fa i fari. Portandola in basso non succede nulla, una beata minchia. Questo abbiamo, sappiamo che con questo invece facciamo il nostro clac, tac, no? Nelle varie velocità, uno stop, uno continuo, uno molto veloce, che sarebbe questo qua, ok? Poi abbiamo di nuovo un'altra mossa, che è quella con questo, no? Che è poi abbiamo questo, no, questo qua non c'entra niente, poi abbiamo la stessa, come dall'altra parte, questa mossa qua. Se noi facciamo verso di noi, ecco che abbiamo il nostro spruzzino. Ok? Bello, simpatico, che parte l'acquettina, parte da lì e ce la porta qua nel nostro vetrino. Ma se io questo qua lo porto in giù, a cosa serve? Non solo lo posso portare in giù, ma dà anche un altro pushing. Capito? Che però, vedendo qua, se magari, non so, che si accende le luci, che mi fa qualche... esce qualche... no, modello James Bond, però nulla, cioè spostando questa in basso, esattamente come questa qua, spostandola in basso, questa qua fa tac, ok? Però non succede niente, questa qui non fa tac, fa solo niente, no? Però non si accende nulla. Ecco, questo era quello che volevo condividere per capire magari voi cari amici utenti che seguite, chissà che magari mi potete dare qualche info a riguardo, perché questo qua non funziona. Facendo così abbiamo visto che sono le frecce, portandolo in giù e l'altra freccia, facendo così abbiamo il flash. Ma facendo con questo abbiamo il nostro, no, bla bla bla, il tergicristallo, ma facendo così non funziona nulla. Il clacson sappiamo, no,
cambiato oramai circa un anno fa, che l'altro si era ossidato. Ecco, niente, era giusto per condividere questa cosa, almeno per sapere se magari qualcuno conosce. Un'altra cosa che abbiamo, che qua, andando qua in giù, abbiamo la nostra levetta, che qua però non si vede, tutto molto buio, no, non si vede infatti una beata nulla. Beh, comunque lì c'è la levetta che serve per aprire il naso della Watts. Poi abbiamo questo per regolare l'altezza dei fari, e fino lì è tutto facile. Abbiamo i nostri bei comandini, questo qua per il riscaldamento del sedile. A proposito del sedile, se pesate come me 100 kg, il sedile tende a spaccarsi spesso, è proprio un casino. Non solo, ma anche se ne pesi 80, a forza di usarlo, questo sedile non solo si rompe, ma se per caso sfiga vuoi che hai un frontale, good luck. That's it. Cos'altro ancora volevo far vedere? Questo qua, niente, questo è dei fari là dietro, questo qui, no, no, quel Cristo là mi si è rotto, no? Mi si è rotto, e praticamente ne devo ordinare un altro. L'avevo chiesto lì in Bulgaria, mi hanno detto ad ottobre arriva, non è arrivato. E cos'altro? Niente, adesso questo lampeggia, deve arrivare a temperatura per attivarsi. Niente, altre cose? Va tutto bene quando entra la marcia. Bene, ok, detto questo, mi sembra che è tutto a posto, la chiave funziona, i pannelli per adesso ho messo questi simpatici, ma non vanno bene, veramente l'avevo già detto, comunque me lo ridico lo stesso, quindi niente. Quindi molti utenti mi chiedono come funziona la garanzia con questo mezzo. Bene, la garanzia con questo mezzo funziona che non funziona. La garanzia con questo mezzo in effetti non funziona. Vuol dire che se tu sei all'estero e vai da un rivenditore, da una Watts, no? Un rivenditore Watts, una concessionaria Watts, la garanzia non è riconosciuta. E se tu vai in Italia, la garanzia non è conosciuta. L'unico posto dove apparentemente te la riconoscono è ad Asciano, ma non è vero, cioè nel senso che non te la riconoscono, perché se tu hai dei problemi alla carrozzeria, nel senso che inizia a ruggire, la colpa è la tua. Se i cerchioni si iniziano a ruggire, la colpa è la tua. Qualsiasi altro problema inerente al motore, la colpa è la tua, e quindi la garanzia non funziona. La garanzia non ti viene riconosciuta. Non ho ancora cambiato i fanali, però visto? La mascherina tiene. Sì, è vero, avrei dovuto fare un'insabbiatura, insomma, avrei dovuto usare anche la moletta, no? Ma io primo la moletta non ce l'ho. Questo per dargli una copertura momentanea va benissimo, poi prossimamente, se mi capita, no, la opererò al meglio, però per il momento insomma va bene così, l'importante è che mi venga
che mi dia questa copertura, no? Tornando all'assicurazione, la garanzia non copre qualsiasi problema che tu hai. Ad Asciano trovano sempre delle scuse, riportando la colpa su di te per la tua scarsa manutenzione. Io ricordo che per questo puntino qua, che comunque è rimasto uguale, non si è mai... perché l'ho tamponato come si chiama? Con un antiruggine, un anticorrosivo, e lì si è fermato, non si è più allargato. Però ecco, quello che mi avevano detto da Asciano, quando io gli ho fatto vedere tutti i punti arrugginiti che stavano uscendo fuori nella macchina, cosa tra l'altro riconosciuta dalla Watts stessa, dalla Watts in Russia, che confermano appunto che i mezzi si arrugginiscono abbastanza velocemente, questo per via di una scarsa... Hai capito, no? Bene, ecco, mi avevano detto che qui qualcuno aveva battuto la porta. No. Ma non è vero, io non l'ho battuta, l'unico posto dove l'ho battuta è qua, no? Si vede ancora contro l'albero, però qua non avevo battuto da nessuna parte, era proprio i primi tempi, e la mascherina tra l'altro, no? Comunque vabbè, dai, in ogni caso le cose si sono poi sistemate, devi farci un po', come dire, il callo e prendere in considerazione che la macchina o prima o dopo ti butta fuori la ruggine. Non solo questa, ma tra l'altro su globus.russia.ru ti spiegano molto velocemente tutte le tipologie delle macchine con tutti i vari problemi che hanno, e la Watts purtroppo ha questo problema della ruggine. Ora, se uno se la vuole comprare, deve prendere in considerazione che o prima o dopo la ruggine gli verrà fuori. Se non è dentro, sarà sotto. Se non è sotto e all'interno della, insomma, da una parte o da un'altra qualche cosa ti viene fuori. Io devo dire, in un certo senso, considerando un belino, ho iniziato a curarla e per il momento va tutto bene, però sono giusto solo 3 anni che ho il mezzo, capito? Se riesci a prendere quei pezzi che sono venuti fuori, se li riesci a prendere prima, riesci a... come va? Riesci a bloccare, insomma bisogna trattarla, ecco. Poi io non lo so se fino a quanto la puoi trattare al fine di non fargli venire fuori il resto della ruggine. Per ora devo dire che va bene, ora vediamo con questo inverno, con la neve che verrà fuori, come sarà. È vero che se abiti al mare, la salsedine te la fa fuori. Ecco come ho messo, non so se si vede, ecco come ho attaccato questa corda elastica, no? Questa corda elastica. Per mettere questa tendina, ho visto uno in Germania che aveva fatto tutto il lavoro qua attaccato, qua sopra attaccato con una tendina. Devo dire, un bel lavoro, però adesso la macchina la vende e non è il primo a venderla. Già diversi tedeschi che avevano comprato la macchina iniziano già a venderla. E il prezzo che chiedono non è basso, anche perché c'è la considerazione di alcuni lavori che sono stati fatti. E in effetti, considerando le spese che uno ci mette, costano, eh? Qualsiasi cosa costa. Però il sedile, qua di nuovo il sedile, visto? Guarda. Guarda come si muove, guarda, guarda, cioè di nuovo è panato. Hai capito? Sedile di nuovo qua si è sfatto, è un casino con il sedile, bisogna trovare una
del metallo diverso, perché se no si sbranda, capito? Proprio si sfascia. È importante tenere il naso aperto, perché così la macchina respira, così mi è stato detto da... Guarda, c'è il vento, guarda che bello. C'è il vento, sta arrivando probabilmente, guarda che bello, guarda che bel cielo. Non abbiamo clienti, si sta benissimo, fa un po' fresco, temperatura 7 gradi. Oggi non sono andato da nessuna parte, ma giovedì mi aspettano 600 chilometri. Di andata e 600 di ritorno. Stavo pensando di scrivergli Mongolia Express. Guarda che bello. Ah, come si respira bene, no? Un po' fresco, però oggi ho fatto tutte le foglie, solo che continuano a cadere, guarda, l'avevo appena pulito laggiù di nuovo, no? E che caspita, cioè guarda lì, di nuovo ne sono cadute altre, non è che posso starvi dietro tutto il tempo, eh? O cadete tutto in un momento oppure cadono un po' e dopo smette, dopo ricadono, insomma che gli devi fare? E questa? Vabbè. Andiamo a casina.